Buongiorno dal telegiornale dell'arte. Dopo la notizia della prenotazione non obbligatoria per le visite nei musei, vediamo le novità. Da domani riapre il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Casa dei Bronzi di Riace. A Firenze riapre al pubblico anche il Museo di Casa Siviero. Annunciata l'esposizione Luci delle Tenebre, dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei, in programma dal 5 giugno al 12 settembre al MAEC. Nasce a Roma Artificialia Wunderkammer, un museo di arte e di musica da visitare ed ascoltare. Ed ora vediamo le news nel campo musicale. I Maneskin trionfano all'Eurovision Song Contest. Posata la prima pietra per il museo Hip Hop a New York. Ripartono dal 5 giugno le attività artistiche e culturali all'interno del chiostro cinquecentesco nel cuore di Napoli, chiamato Focus. Si rialza il sipario per il teatro dell'ABC che per il secondo anno presenta La Luna in Chiostro, rassegna di teatro, musica, letteratura e poesia a Bologna ogni mercoledì dal 26 maggio al 29 settembre. Passiamo al cinema. Arriva su Netflix Il Divincodino, sulla carriera del campione Roberto Bianchi, disponibile dal 26 maggio. Al via alle riprese docufilm sulla storia del liscio in Romagna. Bevi, un viaggio di scoperta dell'eccellenza del vino italiano in una serie di 10 episodi a partire dal 26 maggio su Sky Arte alle 20.45. Ed ora alla moda. Chiara Ferragni firma una collezione per Nespresso. Fedez debutta con Lilac Cosmetics, la collezione Non by Fedez. Armani torna alle sfilate in presenza, fissate lunedì 21 giugno e martedì 6 luglio. Concludiamo l'ultimo telegiornale dell'arte con la notizia che Pacio Maison riaprirà i suoi spazi a breve. Grazie per averci seguito fino a qui. Vi aspettiamo alla dimora.